Al momento il Napoli ha fatto due acquisti, Di Lorenzo per il ruolo di esterno basso di destro e Manolas come centrale. Poi ci sono varie situazioni in ballo, tra cui quella più prossima alla conclusione sembra essere quella di James Rodriguez. Su Di Lorenzo abbiamo già espresso il giudizio, non mette e non toglie nulla, non può essere considerato più forte di Sai, magari è più funzionale al gioco di Ancelotti, peraltro si tratta di un giocatore non giovanissimo, arrivato tardi in Serie A, che in Serie A ha giocato solo poche partite con la maglia dell'Empoli, tutto da dimostrare il suo valore in una grande piazza e su palcoscenici importanti come quelli della Champions. A naso in questo momento il titolare dovrebbe restare Malquit. Di Lorenzo e Malquit hanno entrambi buone caratteristiche offensive, non eccelse caratteristiche difensive, fermo restando che c'è sempre Isai, che al momento non è stato venduto, e poi Maximovic, che può tornare utile in alcune partite, soprattutto in Champions, quando Ancelotti anche lo scorso anno ha schierato una difesa più compatta. Il mercato del Napoli sin qui ha messo a segno un buon colpo, appunto Manolas, quale non è lecito discutere. In prospettiva un buonissimo colpo, quello di James Rodriguez, che non è un top player conclamato, ma è sicuramente un giocatore di straordinarie qualità. Ma adesso bisogna vedere come entrerà davvero nel vivo al momento delle cessioni, perché è inevitabile che a questo punto per andare avanti si dovranno fare alcune cessioni, e i candidati sono due, lo diciamo da tempo: Allan e Insigne. Una volta che saranno stati piazzati i due giocatori, il Napoli potrà completare la rosa seguendo le indicazioni di Ancelotti, sempre ripetendo che l'auspicio è quello di prendere giocatori pronti come Manolas e James Rodriguez, e non scommesse come quella di Di Lorenzo. Per adesso non ci sentiamo di commentare il mercato, perché è palesemente incompleto. Due buoni acquisti, dando per scontato anche James Rodriguez, fatti al 2 luglio, non significano assolutamente nulla, perché il mercato va valutato esattamente fra due mesi, il 2 settembre, quando si chiuderà. Ed è inevitabile considerare anche il fatto che saranno le cessioni inevitabili a determinare determinate certe mosse. Il Napoli non può non vendere, lo sappiamo tutti. Poi è importante come reinvesta quei soldi. Per questo trovo stucchevoli già alcune polemiche in prospettiva. Io da tempo sostengo che il mercato si fa anche e soprattutto vendendo, ma che il mercato non debba essere finalizzato alle plusvalenze. Preoccuparsi adesso di quelle che potranno essere negli anni futuri le cessioni di Koulibaly e Fabian Ruiz è una follia, a mio avviso. Probabilmente saranno giocatori che lasceranno Napoli, probabilmente Koulibaly l'anno prossimo, magari Fabian Ruiz fra due anni, magari Koulibaly potrebbe decidere di restare a Napoli, Fabian Ruiz non fosse altro che per la giovane età, per il fatto che è spagnolo e per il fatto che è ricercato in questo momento in Spagna dalle società più importanti, è destinato a lasciare Napoli in futuro. Ma non è un problema. La grande Juve di Capello e di Lippi, prima ancora che di Capello, nacque dalle cessioni di Zidane e Insigne, con gli arrivi di giocatori importanti come Cannavaro, Thuram, Buffon, Nedved. Le grandi squadre si fanno anche con grandi cessioni, l'importante poi è saper riprendere. Quindi, prima di giudicare il mercato del Napoli, aspettiamo che si delinei. È chiaro che non bisognerà aspettare il 2 settembre, perché certe operazioni vanno fatte subito. Però in questo momento non è possibile esprimere un giudizio, tantomeno per occuparsi che per quelle che potranno essere operazioni future.